Ciao a tutti amici e amiche, ben ritrovati nel nostro appuntamento domenicale, location diversa e probabilmente questa volta vi gusterete due video, per chi vorrà, perché abbiamo una fucilata di mail e ho deciso di rimettermi, non dico in pari, ma quasi con gli argomenti, perché spaziamo con argomenti troppo diversi e bisogna dare voce a più persone, quindi visto che approfittiamo di questi 3 giorni di vacanza, che poi sarebbe uno, però per me anche sabato e la domenica, quando si aggancia magari a un giorno di festa, che può essere il venerdì o il lunedì, diventa il consueto ponte, ok? Quindi magari, se riusciamo, ci picchiamo dentro due video, perché io credo che la puntata domenicale abbia raggiunto un livello di interesse pazzesco, ma proprio di interazione, ecco, non interesse, ho sbagliato. Quindi c'è uno scambio di vedute e la gente ne trae vantaggio da questa cosa. Questo è un video totalmente, come anche gli altri, totalmente gratuito, in cui è bello che voi tutti commentiate qui sotto. Perché? Quando la gente, mi sono accorto, quindi lo dico perché uno può anche non saperlo, non lo sapevo nemmeno io, quando le persone commentano qui sotto, il video permette di essere proposto di più a persone esterne del canale. Quindi persone che magari sarebbero interessate a un argomento come quelli che stiamo trattando oggi, che sono tantissimi, di vostre lettere, vostri racconti, magari è gente che non conosce niente e non segue canali di automobili, quindi c'è un discorso completamente diverso. Ecco perché qualsiasi domanda, certo, non i racconti che dobbiamo leggere, perché i racconti li mandate via mail, gabriele@gasiautomobili.it. Invece le domande le potete, le risposte a quello che leggiamo o comunque le interazioni, scrivetele nei commenti qua sotto, non mandatemele via mail, perché dopo è impossibile rispondervi. Ora, partiamo, c'è un po' di vento, quindi l'audio non sarà eccezionale. Cambiato ragazzi, troppo vento, quindi dopo non sentite l'audio e ci sono degli altri problemi. Magari quando verrete a trovarmi vi porterò in questi fantastici posti. Allora, partiamo ragazzi con truffe soliti, cose da stare attenti, racconti pazzeschi. Allora, pazzeschi perché magari per alcuni possono essere delle cazzate, però leggendo queste cose dovrebbero aiutare molti a capire che cosa c'è in giro. Comunque va bene. Gentile Gabriele, sono Alfred, un tuo grande fan romano. Tralascio tutti i complimenti. Per andare dritto al punto e parlarti di quello che è stata forse la peggior sciagura che potesse capitarmi in campo automobilistico. Beh, scritto così. Allora, premetto che al peggio non c'è mai fine. Quindi non definiamola una sciagura, come quelli che magari mi scrivono le mail. Ah, un increscioso evento. Adesso, ragazzi, le cose importanti della vita sono ben altre. È una sfiga o un incauto acquisto o quel caso, lo leggiamo, però bisogna cercare di pesare le parole. Allora, qualche mese fa, infatti, sono stato costretto a cercare una seconda auto da affiancare alla 500L16 Multijet del 2015. Auto che, passiamo al finestrino della mia grande Toyota, auto che, ad esclusione di qualche noia elettronica, è sempre andata benissimo. Siccome l'auto che avrei dovuto comprare sarebbe dovuta servire a mia moglie per andare a lavoro, un tragitto di poco più di 10 km, mi sono subito messo alla ricerca di un'utilitaria che potesse costarmi poco, sia di assicurazione che di consumo di benzina. Dopo un po' di ricerche riesco a trovare l'annuncio di una Daewoo Matiz a benzina del 2000, quindi una prima serie proprio. L'auto, inserzionata da un concessionario, aveva solo 30.000 km e dalle foto sembrava in ottime condizioni. Il prezzo proposto era molto allettante e siccome io avevo urgenza di trovare quanto prima una buona auto, ho telefonato al concessionario e ho preso un appuntamento. Scelta peggiore non la potevo prendere. Vado a vedere la macchina e sin da subito mi accorgo che fuori era ben tenuta, ma dentro era un colabrodo. Sedili strappati, corona del volante spellata, cruscotto molto scolorito. Il venditore la mette in moto e mi si fa fare un giro di neanche 300 metri. Poi parcheggia al lato del concessionario e mi dice: vedi, la macchina va benissimo. Ammetto che, preso dalla fretta, non ho cercato di informarmi di più sulla storia di quel cesso. Così l'ho comprata. Visto che io abito a circa una trentina di chilometri di quel concessionario, decido di tornare a casa guidandola. Quindi l'hai comprata al volo? Beh, certo che torni a casa guidandola. Volare è difficile. O la bisarca non credo che te la porti. Cioè, assurdo. Comunque è giusto. Imbocco il raccordo e dopo circa 10 minuti mi accorgo che la temperatura dell'acqua è arrivata attorno ai 100 gradi.
Accosto subito, apro il cofano motore e un mare di fumo mi ricopre. Dopo aver aspettato il completo raffreddamento del motore e aver buttato giù tutti i santi del calendario, riesco a tornare a casa. Incazzato come una iena, chiamo il venditore, il quale non solo mi declina ogni responsabilità, ma mi accusa pure di essere stato il probabile responsabile perché probabilmente hai pestato troppo l'acceleratore e ci hai corso. A te i commenti. Allora, faccio una parentesi perché deve servire anche a questa la puntata della domenica. Quando facevo il meccanico di macchine normali, le Matiz prima serie che andavano benissimo, ma comunque avevano il problema del collettore di aspirazione, perché nel collettore di aspirazione c'è un passaggio dell'acqua, si rompe il collettore, perde acqua e la macchina rimane senza acqua. Quindi probabilmente il problema era quello. Bisogna vedere se prima c'aveva l'acqua o se l'ha persa tutta nel tragitto dall'officina, dal concessionario, chiamiamolo così, a casa tua, che non sei neanche arrivato a casa perché ti sei fermato a metà strada. Ma poi voglio dire, hai un problema nel tragitto di 30 km, chiama lui, cosa serve andare a casa? Voglio dire, magari fondevi anche ad andare a casa. Va bene, comunque, andiamo avanti. Comunque porto la Matiz da un mio amico meccanico che mi fa subito la diagnosi, testata bruciata. Alla fine con 600 euro me la rimette a posto e già che c'è mi cambia olio, filtri e radiatore. Bene, dopo un mese di utilizzo la pompa della benzina mi lascia mia moglie per strada. Riporto la nuova la macchina dal mio amico meccanico, il quale mi fa una domanda che purtroppo non mi ero posto io. Ma i chilometri sono originali? A questa domanda decido di fare le mie verifiche e scopro che la Matiz in realtà ha totalizzato 233.000 chilometri ad una revisione. In modo molto civile e democratico richiamo il venditore e gli chiedo il rimborso della cifra che avevo speso per comprare quel cesso, altrimenti avrei denunciato lui e la concessionaria. Alla fine, dopo una serie di batti e ribatti, riusciamo a venirci incontro e lui mi rimborsa la metà dei soldi che avevo speso, a patto però di tenere l'auto. Storia assurda, lo so. Io ho tenuto la Matiz per qualche altro mese, finché non sono riuscito a trovare una 500 a benzina usata che la potesse sostituire. Stavolta però, dopo aver fatto tutti i controlli del caso, e infatti la 500 è ancora con noi. La Matiz così è stata rottamata con mia grande gioia. Ringraziandoti sempre ed scusandomi per la lunghezza della mail, vorrei attraverso la mia esperienza mettere in guardia tutti gli utenti del tuo canale e dire loro di controllare sempre in modo preciso le auto prima di acquistarle, che esse siano vecchie o nuove. Inoltre aggiungo di stare lontano dalle Matiz. Un caro saluto a te e tutto il tuo staff, Alfred. Allora, gli acquisti sbagliati si fanno. Guardate che cosa ho fatto io, ragazzi, per la fretta, i pensieri che non volevo avere, la vetrina che volevo avere. Erano esigenze diverse da quello che ha questo signore, che doveva mandare a lavorare sua moglie. Ma sempre fretta è. La fretta è cattiva consigliera, soprattutto su certi soggetti tipo questo. Io però voglio scagliare una pietra a favore della Matiz, che secondo me è stata un'utilitaria eccezionale. Ora, chiaramente, lui porta il suo esempio perché lui ha preso una macchina che non avrebbe mai comprato se avesse saputo dei chilometri. Però una domanda, quando vedi una macchina così tenuta male, fatela. Perché 30.000 chilometri, ragazzi, la macchina deve essere nuova. E vi dirò di più. Se riesco, non so se riesco, ma vorrei riuscirci, voglio registrare un video in settimana, che ho un problema con un cliente che ha comprato una macchina con 22.000 chilometri, 22.000 chilometri, ed è una macchina grossa, poi non voglio svelarvi il video, che o non ha questi chilometri o è stata tenuta dentro un fienile irrigato tutti i giorni. E messo a fianco con una macchina che io ho appena ritirato e stiamo sistemando con 65.000 chilometri. E voglio parlare di questo, perché a monte che questo che ha venduto la macchina è un bastardo, perché uno che la macchina ha 233.000 chilometri e ne toglie 200.000, o lui o chi per esso. Forse la Matiz fa il giro, né? O mi sbaglio? Non mi ricordo se la Matiz arriva a 99.000 e si ferma. Comunque va bene. Però una macchina con un po' di strada, se si vede. Ragazzi, qualunque macchina sia, che sia una classe S, un Audi A8, una Matiz, una Punto, una Panda, una vettura con 30.000 km, si vede. È tenuta male dentro perché è sporca, ci sta, ma la corona del volante, il pomello, il vano motore, gli angoli dove ha preso poca luce, poco sole, devono essere belli. Cioè, ammesso non concesso che la macchina debba essere bella tutta,
Però guardate la cappa che stiamo finendo di sistemare, la cappa turbo 20 valvole, che di chilometri ne ha 26.000. Prima di sistemarla io ho aperto il cofano, vi ho fatto vedere il vano motore, com'era. La macchina era bellissima, capito? Il sottoscocca com'è? Bellissimo. Poi di carrozzeria era un segno unico, perché lui entrando e uscendo dal box, tutti i segni li ha fatti lui, quindi abbiamo dovuto farla tutta di carrozzeria. Però la struttura veicolo, l'interno, la colonna del volante, il pomello, la console, devono essere belli. Fatevi aiutare, io ve lo ripeterò sempre. Chiamate un professionista per andare a vedere le macchine, anche le utilitarie, sempre, perché dopo si incappa la fretta e l'inesperienza e la fiducia che si dà alle persone sbagliate, si incappa in questi problemi. E questi problemi, credetemi, adesso siamo tutti brillanti via mail, a me non capita. Non capita perché in quel momento lì magari non avete quella determinata condizione sociale che non ve lo fa capitare. Credetemi, la fretta è una brutta bestia. E la fiducia anche, molte volte. Allora, mail domenicale. Grazie, Gavedre. Mi chiamo Antonio e ti scrivo da Viareggio. Vorrei raccontarti quello che purtroppo sto ancora passando con la Panda modello 169 del 2008 di mia moglie. E qua mi permetto di fare un bel commento alla fine. Questa è una storia molto interessante. A maggio 2023 porto la macchina in un centro Fiat vicino a casa, perché avevo il fanale anteriore destro completamente spento. L'unica lampadina che funzionava era la freccia. Dopo aver tenuto la macchina più o meno una settimana, mi viene riconsegnata. Body computer sostituito. Spesa 250 euro. A fine agosto 2024 non funziona più la lampadina anteriore destra abbagliante. Dopo i vari controlli, le lampadine fusibili, riprendo un appuntamento presso lo stesso centro Fiat che aveva eseguito il lavoro. Il 9 di settembre alle 9 di mattina lascio la macchina in officina. Il giorno dopo vengo contattato con la diagnosi del lavoro. Body computer da sostituire. Vengo rasserenato che il lavoro precedentemente eseguito ha una garanzia di 2 anni. Da quel momento inizia il calvario. Dopo 3 settimane di attesa l'officina non sapeva dirmi quando e se fosse arrivato questo ricambio, dicendomi: sa, la macchina è vecchia e parecchi ricambi sono difficilmente reperibili. Comunque mi viene anche detto di sollecitare personalmente la Fiat riguardo il mio problema. Oggi è il 29 di ottobre e tra svariate pecche e telefonate presso i vari call center non riesco ancora a capire quando e se possa arrivare questo ricambio. Secondo il tuo parere, da ex ufficiale Fiat, come devo comportarmi? Come posso fare per capirci qualcosa? Grazie, un saluto a tutto il tuo staff e un abbraccio a Delta. Allora, qua mi sento anche di aiutarlo, perché magari sono in molti in questo problema. Allora, io non sono un elettronico, non faccio macchine nuove, ma sono stato autorizzato Fiat per una vita. Io sono stato autorizzato Fiat dal 72 fino al 31 dicembre 2014, lasciando il mandato per mia volontà. Anzi, se mio padre avesse ascoltato me, l'avremmo lasciato nel 2010, senza fare tutti gli aggiornamenti che poi non sono serviti a niente, perché abbiamo speso un sacco di soldi per essere quelli di prima. Ma fa niente, non voglio parlare di questo. Voglio aiutare lui. Allora, le Panda 169 e le 500 hanno il dramma, il problema, del body computer che si brucia una connessione. Voi dovete capire che le concessionarie, chi più, chi meno, ma le concessionarie sono dei robot, dei cyborg. Non è un'offesa, eh? Cioè sono programmati per fare quello. È come il robot del cambio automatico. Lui sa che per schiacciare la frizione deve impiegare tot chilogrammetri, tot chili di sforzo. Se la frizione è un pochettino più dura, lui si ferma. È un tedesco, quindi è così. Non è che schiaccia un po' di più e riesce a mettere dentro la marcia. No, le concessionarie sono uguali. Loro aprono, guardano il body computer, vedono che c'è una connessione bruciata, si fermano, ordinano il body computer. Ora, il body computer delle auto, io parlo delle Fiat perché le conosco, poi magari di altre macchine può essere che sia la stessa cosa, vi pare? Arrivano codificati con il numero di telaio, si ordinano in casa madre, quindi se la macchina ha i fendinebbia piuttosto che il tetto apribile, piuttosto che il command di serie, il body computer varia in base all'allestimento che ha l'auto. Quindi viene personalizzato e codificato in casa madre, arriva già codificato. Chiaramente Fiat e i body computer stanno andando ad esaurimento, e non solo Fiat, vi spiegherò poi cosa è successo in Jaguar, ma fa niente un'altra volta. Quindi loro cosa fanno? Vedono la connessione, track, cambiano il body computer. Probabilmente questo body computer era l'ultimo, o è in evaso adesso. I body computer, ragazzi, si riparano. Il problema degli anabaglianti della Panda è un problema riconosciuto. Il body computer si può riparare, anzi vi dirò di più,
Se voi in questo caso, come lui, cambiate il body computer, avete il medesimo problema di prima, perché questi body computer sono deboli, scaldano le connessioni e vi ricapiterà la stessa cosa. Quindi lui che cosa ha fatto? Gli hanno cambiato il body computer, ma ci credo che gliel'hanno cambiato. Ha speso anche poco, tra l'altro, perché una volta costava una cifra sto coso. Costava, mi sembra, 250-300 euro più IVA solo lui. All'epoca ne avevano cambiato uno in garanzia perché eravamo obbligati. Mi ricordo che per riavere i soldi da Fiat un casino. Infatti mai più fatto garanzie, comunque va bene. Ma i body computer sono, tu li ripari, non c'hanno più un cazzo. È difficilissimo che si ribruci quella connessione, se ne brucerà un'altra, si fa la modifica anche dall'altra parte, con 2 lire voi salvate il body computer e non avete più queste rotture di cazzo. Ovviamente questa modifica la concessionaria non ve la farà mai, quindi ci sono lavori che devono essere fatti, bisogna farle fare alle case madri, altri che è meglio che vi appoggiate a un meccanico che sa fare le cose. In questo caso, cosa è servita la mail? A chiedere se posso aiutarlo, lo aiuto, quindi ti do la mia disponibilità. Non sono di Viareggio, però magari penso che se mi spedisci il body non dovrebbero esserci grossi problemi. Ecco, questo però vuole servire anche ad altri. Uscirà, quando ho raccolto un po' di informazioni in più, uscirà una puntata mega galattica di una concessionaria che voleva far demolire una macchina a un cliente, una macchina grossa e non una Panda. È sbagliato anche su una Panda, ma una macchina da decine e decine e decine di migliaia di euro, perché non esiste più il ricambio, ma una macchina più recente di questa e di un marchio che dovrebbe, ma non lo è, essere più prestigioso. Ragazzi, se non ci destreggiamo noi, mi sa che andremo sempre peggio con le macchine, sempre peggio. La gente non può cambiare, non può permettersi di cambiare la macchina così ad cazzum, e soprattutto è antieconomico per tutto il paese andare a cambiare una macchina per un difetto di un body computer. Cioè, non è fatto un incidente, l'ho tuonata contro una montagna, è storta, dico, ma la riparo, non la riparo, ma potrei buttare, cioè, per rottamare una macchina per una cosa del genere, è assurdo. Arriveremo anche a questo, purtroppo. Ciao Gabri, sono un ex torinese che vive in Florida. Ti faccio io i miei complimenti. Tu mi dici, ti faccio i più sinceri complimenti per il tuo canale, migliora sempre giù, te li faccio io i complimenti. Volevo raccontarti la mia storia che riguarda non solo la Polizia Municipale di Torino, ma anche gli addetti ai lavori comunali della cartellonistica stradale. Circa 15 anni fa, scusate, avevo la sfortuna di lavorare proprio in centro a Torino. Oltre a dover cercare parcheggio per 20 minuti al giorno, dovevo anche pagare 80 euro al mese di abbonamento per la zona blu e la tangente al parcheggiatore abusivo che altrimenti mi avrebbe rigato la macchina. Così funzionava a Torino 15 anni fa, ma mi dicono che ora sia anche peggio. Leggiamo i commenti dei ragazzi, dei nostri amici, che ci possono rispondere qui sotto, il discorso dell'inizio video. Alle 8 del mattino circa parcheggio la mia auto, una Smart Roadster Coupé, in uno dei soliti posti, ovviamente dopo aver girovagato per i canonici 20 minuti. Al mio ritorno, dopo una dura giornata lavorativa, noto una multa sul mio parabrezza e le strisce, una volta blu, erano diventate, come per magia, gialle e un cartello per disabili era stato eretto proprio di fianco alla mia auto. Rimango perplesso e sul momento ho anche pensato di aver commesso un errore, magari a causa del troppo stress. Fortunatamente la negoziante di fronte mi ferma e mi spiega l'accaduto. I tizi che si occupano della segnaletica erano passati e avevano dipinto intorno alla mia auto, regolarmente parcheggiata, delle strisce gialle e hanno eretto il cartello dei disabili. Mi fa anche notare che il simbolo dei disabili, dipinto per terra, era tutto decentrato, perché ovviamente non potevano dipingerlo sotto la mia auto. Dopo un'ora circa sono passati i vigili e mi hanno fatto la multa. La signora, gentilissima, è anche uscita a protestare, ma loro le hanno risposto che ormai la multa era scritta. La multa era di 250 euro più diversi punti tolti dalla patente. Dopo diversi mesi, e grazie alla testimonianza della signora, sono riuscito a vincere la causa, ma nessuno mi ha risarcito del tempo perso, lo stress e le spese di apertura pratica, più le spese della raccomandata. Ecco come funziona il bel paese. Grazie per il tuo tempo che mi hai dedicato. Un saluto, Alex. Questo è un racconto kafkiano. Ma esattamente questo Kafkian
chi è, no, quindi, ma vi rendete conto? Cioè, no, ma è una cosa pazzesca. Cioè, questo video qua dovete farlo girare, perché questa cosa qui la devono leggere. Alex da Torino. Cioè, non è una cosa possibile una roba del genere. Non è possibile. Cosa gli rispondi a uno così? Ma metti che ti scaldi un attimo. E ti scaldi. Probabilmente gli dai un destro al vigile in quel momento lì. Un destro, una gomitata. Non so, qualcosa del genere. Non mi viene in mente nient'altro, non lo so. Non riesco a capire una cosa del genere. Rispondetemi voi nei commenti qui sotto, scrivetemi tranquillamente, non per forza a me, ma fra di voi con questo ragazzo Alex, che comunque non abita più qua, che cosa, tra l'altro la mail o tutto, che cosa, come funziona questa cosa? Se qualcuno ha un'esperienza simile, perché veramente mi sembra che qua stiamo rasentando assolutamente il ridicolo, per me. Non è che l'abbiamo rasentato, l'abbiamo sfondato. Allora, questa è una mail interessante, perché è giusto che nel nostro canale, chiaramente, ci sono tante persone appassionate di auto d'epoca, ok? Quindi è giusto trattare ogni tanto, anche nella domenica, qualche tema riferito a questo. Ciao Gabriele, leggo i complimenti. Vabbè. Ti scrivo questa mail dopo aver visitato anche quest'anno Bologna, auto e moto d'epoca, con l'amaro in bocca. Strano. Sono un tuo coetaneo dalla provincia di Cremona. Inutile dire che sono appassionato di auto e spero che il prossimo anno sia quello buono per comprare una storica o almeno qualcosa di interessante. Ho ancora le idee confuse. Quindi ho pensato, quale migliore occasione per vedere dal vivo qualcosa e magari scambiare due chiacchiere con qualche proprietario, come sempre fatto fin dalle precedenti edizioni di Padova? Tralasciamo il costo del biglietto, del parcheggio e dell'immancabile panino con birra annessa e la multa che probabilmente mi arriverà, perché mi sono rifiutato di rispettare la zona a 30 all'ora. È assurda. Tutto sommato, l'evento si svolge in una location che rievoca un sacco dei bei ricordi del Motor Show, tanti padiglioni e parcheggio comodo. In realtà mi sono ritrovato alla sagra del nero gomme a secchiate, delle carrozzerie lucidate alla bene meglio per mascherare qualche difettuccio e dagli incravattati di turno venditori, commercianti, concessionari, con tanti diloghi, hostess, insomma tutto ciò di cui mi viene voglia di fuggire a gambe levate. Non ho le competenze per giudicare e nemmeno mi sono segnato tutti i prezzi esposti per confrontarli con le quotazioni attuali, ma alcune vetture, a giudicare dallo stato in cui si trovavano, erano ben lontane dall'avere un solo proprietario. Vedi il video di un noto youtuber in merito alla questione. Non so chi sia, giuro non lo so davvero. Oltretutto erano talmente ammassate tra di loro che era quasi impossibile vedere l'auto integralmente per portarne il più possibile. Il padiglione dedicato ai privati è stato l'unico degno di nota. Cifre sempre folli, a mio parere, ma perlomeno si mantiene il rapporto umano tra privati e le vetture erano presenti senza troppi fronzoli e in spazi più ampi. Insomma, l'essenza di Padova. La mia impressione è che i concessionari, commercianti, eccetera, stiano crescendo come funghi e in questo settore e siano sempre più presenti sul mercato, agevolati forse anche dai privati che non sono disposti a fare un passo indietro quando si tratta di vendere e quindi si affidano a chi di mestiere vende. Mi ricorda il settore immobiliare, magari ci sono anche venditori onesti, non voglio fare tutta l'erba un fascio, per carità. Cosa ci aspetta negli anni a venire, secondo te? Certificazioni ASI più severe o periti esperti possono arginare il problema? Scusa se sono stato prolisso, un saluto a tutti i tuoi ragazzi. Questo è quello che ci dovrebbe essere. Cioè, allora, tu in fondo hai parlato di certificazioni ASI più severe, che è tutt'altro discorso col fatto di presentare un'auto raffazzonata e decantarla per quello che non è, non c'entra nulla. Io posso avere un'auto carissima, camuffata, così com'è, ma magari non iscritta ASI. Quindi il problema dell'ASI non c'entra nulla con l'aria che si respira nelle fiere. Io, se voi andate a vedervi il video del 2022, del video del resoconto della Fiera di Padova, in cui io non vendetti nulla nella Fiera di Padova, ma vendetti tutte le mie auto della Tema, quindi del progetto Tema 832, a miei clienti, nuovi o comunque storici, perché due erano storici e tre erano nuovi,
nel corso dei mesi, perché l'ultima l'abbiamo venduta un mese e mezzo fa. Sta arrivando un po' di persone, meno male, così si anima il posto del paese di passaggio. E quindi naturalmente le ho vendute tutte non per la fiera, quindi io la mia esperienza per la fiera è stata negativa a livello lavorativo. Attenzione, a livello lavorativo è stata negativa. Però c'è da dire un'altra cosa importantissima, che io ho deciso di stare fuori dal mondo delle fiere, di non andarci più, perché quando una persona ha una passione, e ho una mail molto importante da leggervi su questo, deve coltivarla. Ogni tanto bisogna staccare, perché dopo diventa nauseante. Io vedo macchine tutti i giorni e tratto con persone tutti i giorni. Non riesco a trovare nella fiera, quella di Bologna non sono mai andato, ma ci sono andato a Padova e sono andato a Milano un sacco di volte, non riesco a trovare nella fiera l'armonia e la serietà che ci si aspetta da un evento del genere. Ma non la serietà perché l'evento non è serio, perché diventa veramente un business per strizzare fino all'ultimo. Attenzione, non strizzare perché i prezzi sono cari, anche per quello, ma perché sono immotivati. Cioè, io ve l'ho spiegato un milione di volte. Uno può chiedere anche tanti soldi dalla macchina, poi è il mercato che gli risponderà se la venderà o meno. Ma non è che io dico, ok, faccio un esempio scemo, la Delta Evoluzione, e sto sparando, è la prima perché è sempre la più criticata, è proposta in vendita bellissima a 80.000 euro. Va bene, ma non è che tutte valgono 80.000 euro, o 100.000 euro, o 50.000 euro. Cioè, una macchina deve avere una logica. Devo motivare un restauro, deve esserci una persona dietro che mi dà una certa continuità. Se c'è un privato che mi vende la macchina e mi stringe la mano, come poi vedremo settimana prossima, non posso pretendere di pagare la macchina gli stessi soldi da un commerciante o un venditore serio. Attenzione, serio, perché dopo leggiamo queste cose come quello della Matiz e chiaramente dice allora me la compro dal privato e lì vi appoggio al 100%. Però in teoria il venditore vi dovrebbe, non vi dà, vi dovrebbe dare un altro tipo di servizio. E i servizi si pagano, punto e chiuso. La realtà, i costi, gli operai, la luce, l'IMU, le tasse, c'è una cosa enorme. Chiaramente deve essere giustificato, perché non è che lo dici, ah che bello, la compro dal venditore, allora la pago il 50% in più, anche la stessa auto. Non ho detto questo. Ci devono essere dei casi da rispettare. Per esempio, abbiamo non venduto, bruciato la Delta LX, ma a che cifra l'abbiamo proposta? L'abbiamo proposta a 6.900, poi cioè, ci sono i mentecatti che hanno avuto comunque da dire, ma sono stati asfaltati perché in un giorno e mezzo abbiamo venduto la macchina. Quindi la Delta LX da 6.900 euro, autovettura dell'85, targhe nere, bella di carrozzeria, bella di interni, 47.000 km con una marea di lavorazioni fatte e c'è il video. Quindi io non ho preso la macchina, l'ho lavata, lucidata e l'ho venduta. C'è una se voi togliete le lavorazioni, tutto fatturato, tutto fino all'ultimo centesimo, quindi da quei 6.900 noi ci paghi, io ci pago le tasse. Da quei 6.900 euro dovete togliere le lavorazioni, il costo di acquisto, il trapasso, la revisione, le gomme, la revisione del restauro dei cerchi, tutte le rotture di Cristo per fare quella macchina lì. Che cosa è costata? È chiaro che se la compro da un privato in buone condizioni, che non gli ha fatto tutti quei lavori lì il giorno prima, perché noi li abbiamo fatti il giorno prima di venderla, è chiaro che la pago 3, 4.000 euro, 2.000, 1.500, 4.000, dipende dalle condizioni, privato o venditore che sia, attenzione. Non è che ce l'ho col venditore o col privato che sia, ma devono essere motivate. Le macchine belle a cifre giuste si vendono, ovvio, anche io ho delle macchine che rimangono invendute, ma ci sono macchine che hanno cifre molto importanti e magari sono macchine meno richieste, quindi la forbice diminuisce, assolutamente. Una Delta LX è come una 500, è una macchina vendibilissima perché è alla portata di tutti. Se già si parla di macchine di 25, 30, 40 mila euro e parliamo magari di 5, 6 mila benzina di cilindrata, è chiaro che l'interesse o il potere di acquisto delle persone diminuisce drasticamente, anche se il prezzo è buono. Quindi io ho smesso di frequentare le fiere, queste persone continueranno a fare quello che fanno perché ci sono persone che gli danno adito di questo. Non ci sono santi del paradiso che tengono. Cioè, io ho visto
tramite amici, concessionari che hanno portato 24 macchine e hanno venduto 7 macchine. Se dovesse farlo Gabriele, per poter campare di vendita di una macchina, di pagare 3 bisarche o 4, perché la bisarca tiene, mi sembra, 7-8 macchine, 8x4, 8x3, 24, sì, 3 bisarche di macchine, venderne una, o hanno marginato cifre folli, o secondo me è stato un bagno di sangue, perché 7 macchine su 24 macchine non è neanche un terzo, ma magari ha marginato talmente tanto che gli è andata bene, potrebbe essere, ragazzi. Quindi io questa mail la sposo, e secondo me la bolla sta scoppiando, la bolla non della Delta, quindi adesso non è che perché dico Gasi ha detto così, cioè ci si stanno registrando le punterie. Registrare le punterie non vuol dire non comprare più le macchine e abbassare tutti i prezzi. Bisogna dare il giusto valore alle cose, come alle persone. Quindi, se ho una persona dall'altra parte, non è che tutte le persone valgono uguali. Se ho una persona che per me ha fatto tanto, quella persona lì per me è un mito. E le persone vanno valorizzate per quello che sono e per quello che vi dimostrano tutti i giorni. Le persone e le cose sono uguali. Le macchine, ci sono delle Delta. Io ho visto vendere, ma 3 settimane fa, ho visto vendere una Delta Evoluzione a 104.000 euro, ma con 19.000 chilometri. E vi dico che aveva 4 acquirenti, non uno, 4 acquirenti. Non l'ho venduta io, l'ha venduta un mio carissimo amico, che mi ha chiamato per chiedermi un consiglio, anzi, per chiedermi un ricambio che non avevo, perché aveva la pompa della benzina bloccata e non avevo... Adesso ce l'ho, però non, all'epoca quando me la chiese non è, poi la so che l'ha messa a posto, l'ha venduta, m'ha richiamato, m'ha scritto per avvisarmi, per ringraziarmi, comunque per dirmi l'ha venduta, aveva 4 persone e l'ha venduta la macchina. Quindi le macchine si vendono, ragazzi, nella maniera più assoluta. Quello che non si deve più vendere sono i ravatti raffazzonati, cioè se ci sono 100 macchine, queste fottute 100 auto non valgono tutte uguali. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. I cessi vanno demoliti. Li demolisco io stesso. Io in officina ho una Y10, ok, con l'impianto GPL. Funzionante, ma è un bidone. Non la propongo neanche. Adesso faccio il video sicuramente, mi dice, ti do 500 euro. Non la vendo, ma non perché. Perché è marcio il parafango di qua, è stata raffazzonata di motore, cioè gli hanno messo il silicone per tenere sul è un bidone. Me l'aveva lasciata un cliente che voleva sistemarla. Me l'ha lasciata gratis e mi ha detto facci quello che vuoi, non voglio niente io, se vuoi demolirla demoliscila, se vuoi venderla vendila, quindi ho anche i documenti. Preferisco regalare un'altra macchina se devo regalare una macchina a una persona, quindi la demoliremo. Ed è la Gasi, voi pensate che se io metto fuori una Y10 a 500 euro non la vendo? Ma la vendo subito, ma non è una macchina, perché dopo mi dice oggi parte, domani non parte, l'ho spinto a erogeno il pulsore, e la marmite marcia, ma quando scade il gas, ma come va a benzina, ma quando si scalda va su di G, no, cioè ragazzi, le macchine devono essere a posto, e chi acquista deve avere la consapevolezza che la macchina ha 20, 30, 40 anni, quindi non deve rompere i cucchioni più di tanto, però la macchina deve essere a posto. Quindi io non posso consegnarti una macchina come la Matiz che dopo 20 km la temperatura è a 100, perché vuol dire che se tu gli hai messo dentro l'acqua prima ne hai aggiunti 3 litri e aveva un buco nel collettore. Ok? Quindi ci sono dei difetti palesi che si riscontrano subito e dei difetti invece che si riscontrano con il tempo. E lì ce la possiamo discutere o giocare. Non questa. O quella della Y. Quindi... bisogna dare il giusto valore alle cose e bisogna buttare via i rottami oppure pagarli a peso di rottame, perché io ne ho comprati tanti di rottami e ne compro ancora per i ricambi. Ho comprato un Jaguar XJ berlina del 72 che mi servirà per completare l'XJC coupé, che è bellissimo, è un quadro. Quindi io cosa ho fatto? Ho comprato un'altra auto perché non ero sicuro che mancassero dei ricambi. Ma quella non è una macchina da vendere, parlo del berlina, perché è marcia, è tutta marcia. Quindi fanculo, prendo i pezzi che mi servono e la butto via. Ok? Andiamo avanti, perché sennò siamo qui troppo tempo. Truffe. Queste sono truffe semplici, però ragazzi, prima o poi qualcuno ci cade, me lo sento. Ciao Gabriele, ti racconto un breve tentativo di truffa nel quale mi sono imbattuto e che fortunatamente ho sventato.
Un giorno ho deciso di mettere in vendita la mia Fiat Uno del 91 su subito.it. Poi nella stessa sera ricevo la telefonata di un certo Renato, fantomatico meccanico veneto e collezionista di auto. Senza troppe domande mi dice che l'avrebbe acquistata e mi dice che l'indomani mi avrebbe fatto il bonifico di acconto e che il venerdì successivo sarebbe venuto qua, abito in provincia di Cuneo, per concludere l'affare e fare il passaggio. Poi, già lì. La mattina seguente mi chiama e mi dice che è all'ufficio postale per fare un vaglia da mandarmi con la cifra dell'acconto. Peccato che poi mi dica di recarmi dal postamat, di inserire la mia carta e che tramite codici in suo possesso si sarebbero sbloccati i versamenti. Ovviamente non ho fatto nulla di tutto ciò, perché ovviamente quei codici che lui voleva darmi servivano per accreditare il mio denaro sulla sua carta. Ho voluto raccontarvi tutto ciò per avvisarvi che di uno dei tanti metodi che hanno i truffatori per estorcere denaro. Fate attenzione, buona giornata a te e a tutti quanti, Davide. Ragazzi, so che può sembrare una truffa semplice e magari banale, ma è il discorso dell'incauto acquisto. Truffa semplice, banale fino a quando sei lì, hai la testa lì, non hai la testa da un milione di parti, o magari semplicemente non stai guardando questo video, o magari non sei avvezzo a vendere le cose online. Cioè, io conosco una marea di amici e amiche in cui, ve lo garantisco perché li conosco, ma non è che sono stupidi, sono ingenui, in cui cascherebbero immediatamente su questa cosa. Subito. E attenzione, questa è una truffa banale in cui, va bene, è un perditempo, va bene. Ma ci sono truffe molto, ma molto più architettate. Quindi, se vogliamo parlare di truffe architettate, scrivetemi, perché su gabriele@gasautomobili.it dopo le leggiamo, perché questo sarebbe il vero spirito di questo video, mettere in guardia le persone per i racconti, con i racconti degli altri, perché quello su cui ci siamo passati prima potrebbe aiutare altre persone e impedire, perché la gente, la gentaglia, pur di accaparrare soldi, tutto bene Delta? Pur di accaparrare soldi, si sta inventando l'inverosimile, pur di non lavorare. C'è gente che è nata per rubare e rompere le palle agli altri e poi vivono in un paese che gli permette questo. Poi magari è così anche all'estero, eh? Io parlo dell'Italia perché conosco l'Italia, però è allucinante. Andiamo avanti che ne abbiamo ancora un'altra, ragazzi. Truffa biglietto Motor Show di Bologna e ICMA. Ciao Gasi, complimenti per il canale. Ti scrivo un aneddoto riallacciandomi al caso dei ragazzi importunati all'ICMA nel video di domenica scorsa, successo a me nei primi anni 2000. Quindi parliamo di 20 e passa anni fa. Come tutti gli anni non vedevo l'ora che arrivasse dicembre per andare a Bologna al Motor Show, mitico Motor Show di Bologna. Abitando in Liguria, a circa 350 km da Bologna, dovevo alzarmi in piena notte per arrivare all'apertura della fiera, alle 9 se non ricordo male, calcolando anche i chilometri di coda che mi aspettavano, come sempre, all'uscita del casello. Arrivando in prossimità dei parcheggi della fiera, sempre in coda da almeno un'ora, essendo una stupenda giornata di sole, apro il finestrino. Nel bel mezzo di tutte le auto ferme arrivano due uomini con giubbottino giallo. Uno dei due stacca un biglietto e me lo appoggia sul cruscotto dicendo €10, grazie. Io gli rispondo che avrei comprato il biglietto alle casse, ma lui insiste dicendo che avrei risparmiato la fila agli sportelli. Ingenuamente pago. La coda nel frattempo si muove, avanza di una trentina di metri e si blocca di nuovo. Sulla destra, dietro alle transenne di un parcheggio, c'è un operatore. Tiro giù il finestrino di destra e gli chiedo, mostrando il biglietto, dov'è l'entrata più vicina. Lui mi risponde sorridendo, ma guarda che quel biglietto è falso. Mi è uscito subito il fumo dalle orecchie. Nella portiera della mia Peugeot 205, affair un'altra volta, da lavoro, c'è un grosso cacciavite. Lo afferro, portiera spalancata, motore acceso, mi faccio largo tra le auto con il biglietto in mano. Il finto venditore di biglietti si era già dileguato. Il compare, vedendomi arrivare con la faccia incazzata, orecchie fumanti e cacciavite in mano, aveva già i €10 pronti, biglietto restituito e €10 recuperati. Peccato che le armi usate per andare al poligono non posso portarmele in giro, ma forse è meglio così. Un grande saluto, Luigi. Sì, è molto meglio, anche perché già il cacciavite è un'arma. Quindi metti che poi ci alteriamo. Sarebbe molto meglio, ragazzi, farvi la vostra fila
o parlare con gli enti proposti. Capisco che magari una volta c'era meno informazione. C'era meno informazione. Ed era più facile incappare in queste cose. Però vi spelano e vi pelano i soldi ovunque e in qualsiasi situazione. Quindi cerchiamo, per favore, di stare attenti, di far girare questo video, di raccontare le vostre esperienze. Solo così, anche le truffe più piccole, possono essere anche truffe casalinghe, non è che noi parliamo di auto, quindi chiaramente ci si parla di quello. Però a 360 gradi la gente è fatta per ciularvi i soldi. Quindi bisogna andare in giro, non si può fare una vita del genere, ma purtroppo è così, con una mano di dietro e una così. Quindi, ragazzi, al prossimo video, perché abbiamo troppe domande, cioè abbiamo altre riflessioni interessanti e ne voglio parlare. Quindi, weekend assieme, weekend Gasi, un abbraccio a tutti, buon proseguimento di giornata, ciao!